Amici del blog, siamo di nuovo in compagnia del dottor Alessandro Caprio, il nostro ortopedico di fiducia, nella sua rubrica Tacco 12, no grazie, piede e ginocchio, salvi. Dottor Caprio, oggi parliamo di postura e movimento e di camminata. Quanto è importante analizzare il passo? È fondamentale, è come dico sempre, è come portare la macchina a fare la convergenza, l'equilibratura delle ruote, delle gomme, perché ecco, con l'esame baropodometrico noi vediamo quelli che sono gli appoggi del piede e se ci sono degli appoggi anomali siamo in grado con dei plantari o con delle ginnastiche ad hoc a poterli sistemare. Un vedo, prevedo, stravedo, ma attraverso il sistema computerizzato? Sì, è un sistema all'avanguardia, è una pedana che cammina da sola, è come un tapirulan sul quale si sono posti dei sensori e vengono chiaramente col peso impressionati e vengono trasmessi a un computer con un software che ci dà le qualità e le quantità di carico e dell'appoggio del piede. È corretto dire che la camminata è un po' come una perdita di equilibrio e poi un suo successivo recupero? Un piede che è in fase di spinta e l'altro piede che è in fase di rilascio, quindi chiaramente è un susseguirsi di appoggio, non appoggio, appoggio, non appoggio. Quanto ci dice questo tipo di analisi sulle patologie, per esempio nascoste? È come una palla di vetro, ci dà anche quello che può essere il futuro, non solo del piede, ma tutto l'appoggio, le varie dismetrie, cioè se c'è una gamba più corta, se anche a livello dell'anca e del ginocchio ci sono delle patologie. È chiaro che queste vengono viste dalla visita, poi il tecnico, che è il dottor Maccheroni, che eseguirà l'esame baropodometrico, che è un tecnico specializzato apposta su questa macchina, vi potrà spiegare. Iniziamo ora ad eseguire l'esame baropodometrico. Il paziente dovrà salire sulla pedana stabilometrica, si avvicinerà qui, appoggerà le mani, farò partire il macchinario, dopo 5 secondi questo si azionerà, faremo abituare il paziente alla camminata sul tapirulan, per cui non andremo né troppo veloci né troppo lenti, troveremo un passo adeguato. Nel caso in cui dovremmo affrontare l'esame per un paziente normale, se dovessimo fare l'esame per uno sportivo andremo più veloce e aumenteremo i carichi di velocità. Può lasciarsi. Da questo momento in poi azioneremo il macchinario, l'esame durerà 30 secondi circa. Qui visualizzeremo già in istantaneo l'immagine del piede ad ogni passo, potremo visualizzare i picchi di carico, insomma diversi dati che ci aiuteranno per l'individuazione della patologia. Alla fine di questo esame visualizzeremo delle schede sulle quali sarà possibile vedere le zone di pressione, di carico e nonché il baricentro. Grazie a questa serie di dati possiamo individuare la patologia del paziente e sviluppare un processo di guarigione il più idoneo possibile. Grazie. Non solo, durante questo esame abbiamo una telecamera che riprende il paziente da dietro, cosicché possiamo vedere eventuali dismetrie della caviglia, delle ginocchia, vedere il passo del paziente. Grazie a questi dati che abbiamo acquisito durante l'esame saremo in grado di approntare per il paziente un protocollo più idoneo per la guarigione. Questo è un po' il miracolo del nostro corpo, della nostra biomeccanica. Ci diamo appuntamento, cari amici del blog, alla prossima settimana con il dottor Caprio e con il suo team. Prendetevi cura delle vostre ossa. Tacco 12? No grazie, piede, ginocchio. Salvi!